6 nuove motociclette per il corpo della Polizia Municipale di Pescara, si rinforza, si rinvigorisce, ma si svecchia anche il parco mezzi dei Vigili Urbani di Pescara, comandante, delle moto molto ben accette, il caso di dire. Sì, più che altro si rende sempre più sicuro ed efficiente il parco mezzi. Era dal 2006 che non si procedeva al rinnovo delle moto di più piccola cilindrata, le 6,50 BMW, e adesso, come vedete, abbiamo mantenuto e ce l'abbiamo qui ai lati le BMW di maggiore cilindrata, le 900, quelle più di rappresentanza e di scorta, e quelle altre più agili che abbiamo acquistato sono Suzuki 650, che come rapporto qualità-prezzo hanno assicurato al comune una maggiore convenienza, un maggior risparmio a fronte di una qualità che si presenta come molto buona. Migliorerà ancora di più il controllo della città grazie proprio alle squadre di motociclisti? Ci speriamo, perché questo, diciamo, rinnovamento e svecchiamento, che solo all'inizio ha comportato anche un conseguente ordine di servizio da parte mia di ampliamento del nucleo dei motociclisti, spero e credo che anche mezzi più nuovi incentivino il personale e diano maggiore voglia, soprattutto l'estate, di utilizzare la moto, di lavorare con la moto, che è un mezzo di massima visibilità. E ovviamente è stato implementato il nucleo dei motociclisti, occorrerà implementare adesso il resto del corpo, perché la coperta è molto corta. A tal proposito, dovrebbero arrivare in estate altri vigili urbani a Pescara? Il settore personale ha fatto la stessa richiesta, siamo in attesa che il Ministero dell'Interno dia l'ok per queste assunzioni stagionali e speriamo entro il mese di luglio di poter partire con dei rinforzi che permetterebbero di coprire sicuramente maggiori fasce orarie come controllo e vigilanza e come presenza a favore dei cittadini.